Ciao a tutti, eccoci qua anche oggi. Io sono Marianna. Oggi volevo parlarvi di quattro tecniche come tracciare i segni ad acquerello. E questa volta faremo un saltino all'indietro rispetto ai due video che abbiamo visto l'altra volta. E sono le quattro tecniche, secondo me, sono i pilastri fondamentali per l'acquerello. Ogni tipo di carta risponde in modo diverso. E questo dipende dal materiale di cui si compone e dalla consistenza della sua superficie. Il vostro controllo sul colore può essere favorito o al contrario ostacolato dall'assorbimento della carta e questo potrete stabilirlo solo sperimentandolo nella pratica. Con l'acquerello si possono adottare quattro diversi metodi per la stesura del colore sulla carta. E quali sono? Andiamo a vederli. Allora, abbiamo il bagnato, l'asciutto su asciutto, il bagnato su asciutto, l'asciutto su bagnato e bagnato su bagnato. Generalmente è opportuno orientarsi verso l'uso di almeno due differenti tipi di pennellate per conferire al dipinto una certa varietà e un interesse strutturale. Per cui cominciamo con la prima tecnica. L'asciutto su asciutto. Allora, ecco qui. Raccogliendo il colore con un pennello asciutto appena inumidito, scelgo un colore molto scuro e sfiorando leggermente la carta, pure questa asciutta, si ottiene un tratto irregolare frastagliato. Ho messo anche poco colore, se vedete. Questo metodo può rivelarsi molto efficace per creare atmosfere tempestose o per suggerire lo scintillio della luce del sole sull'acqua. Evitate di lavorare le pennellate. I vostri tocchi devono essere rapidi, precisi e leggeri. Questa tecnica ha una resa migliore utilizzando una carta ruvida come ho fatto io adesso. Vediamo un altro colore. Come vedete, il colore non penetra, rimane sulla superficie, facendo emergere anche il tipo di tramatura che abbiamo sulla carta. E adesso vediamo il bagnato su asciutto. Controllare le forme è facile quando si stende il colore con un pennello bagnato sulla carta asciutta. Vedete? Esso rimane esattamente nel punto in cui lo avete messo ed asciugando, forma una sagoma nitida, pulita dai contorni ben definiti. L'abuso però di questo sistema può tuttavia rendere il dipinto statico, privo di atmosfera. Esiste una tecnica, bagnato su asciutto appunto, in grado di valorizzare ogni acquerello. Consiste nel sovrapporre ad un colore precedentemente steso sulla carta, come io ho già fatto, una passata leggera trasparente di un colore diverso. Prendiamo per esempio un verde trasparente. Il risultato è superiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto miscelando i due colori sulla tavolozza. Ma attenzione, non procedete a questa sovrapposizione finché il colore sottostante non sia perfettamente asciutto, o i pigmenti finiranno col mescolarsi. Noi adesso mettiamo
Questo è quello che succede se incontra un pigmento bagnato. I pigmenti finiranno col mescolarsi ed ottenere un effetto torbido fangoso. Evitate di sovrapporre più di due o tre strati di colore ed usate solo pigmenti trasparenti. Quelli opachi come il blu ceruleo o il giallo ocra non sono consigliabili. Infine, lavorate con velocità e leggerezza. Ed ora passiamo all'asciutto su bagnato. Con questo metodo, un pennello asciutto umido viene intinto nel colore e passato sulla carta bagnata. Allora, io prima bagnerò la carta. Il pigmento così depositato nuota sulla superficie prima di fissarsi tra le fibre della carta. Ora si ottengono così figure dai contorni diffusi, indefiniti. Essendo il colore piuttosto denso, tende a non espandersi più di tanto. Questo vi consentirà di ottenere effetti piacevoli pur conservando un certo controllo sul risultato. Ed eccoci al bagnato su bagnato. Eccoci alla tecnica più interessante ed espressiva, ma meno facile da controllare, vi assicuro. Anche in questo caso la carta è bagnata. Possibilmente acqua pulita. Ma qui il pennello è stato a sua volta generosamente intinto nell'acqua. Il pigmento, essendo più diluito, fluisce liberamente sulla carta bagnata, dando luogo a sfumature di colore davvero ineguagliabili. Naturalmente sono possibili inconvenienti quali sbavature, chiazze, i famosi cavolfiori, ma in fondo gli acquarellisti, noi acquarellisti amiamo vivere in modo pericoloso, per cui ecco. Sono semplici ma estremamente variabili. Quattro tecniche, le quattro tecniche illustrate sono le pietre miliari della pittura d'acquerello. Allora, le rivediamo insieme. Asciutto su asciutto, bagnato su asciutto. Asciutto su bagnato. E bagnato su bagnato. Esercitatevi tracciando segni come questo su carta di buona qualità e prima di rendervene conto avrete proprio appreso l'arte di dominare l'acquerello. È una cosa, può sembrare banale, ma vi assicuro che è efficacissima. Un caro saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!